Questa sera, giovedì 25 luglio, ad Agrigento, Michele Cucuzza conduce la seconda edizione del premio letterario La Giara, in onda su Rai 2 alle ore 23:30, da Villa Atena, nel cuore della Valle dei Templi. Il premio è riservato ai nuovi talenti della narrativa italiana. Partecipano tra gli altri Deborah Caprioglio e Pino Caruso, mentre Remo Girone sarà in collegamento dalla casa di Pirandello. Durante la serata si esibirà la compagnia Balletto del Sud. Saranno presenti gli autori premiati e interverranno le scrittrici Dacia Maraini e Simonetta Agnello Hornby. Al vincitore del premio sarà garantita la pubblicazione della sua opera da parte di Rai Eri. La regia è di Michele Guardì. Autori del programma sono Michele Guardì, Giovanna Flora e Fabio Giovannini. Ascoltiamo in proposito lo stesso Guardì al microfono di Gloria Scafè. Questa sera andrà in onda la seconda edizione del premio letterario La Giara. Ecco, il suo ideatore Michele Guardì può anticiparci qualcosa. Ah, molto volentieri. Questa sera sul palco avremo i tre finalisti, al primo dei quali andrà La Giara d'Oro, che è il premio voluto dalla Giara, che aiuta i giovani scrittori italiani entro i 40 anni. Poi Giara d'Argento e Giara di Bronzo per il secondo e terzo classificato. Naturalmente il primo classificato avrà come premio la pubblicazione del romanzo. La serata sarà condotta da Michele Cucuzza, saranno in palcoscenico Deborah Caprioglio, che leggerà brani tratti dai libri che saranno premiati, Pino Caruso, che farà un bellissimo pezzo dal berretto a sonagli, e in collegamento dalla casa di Pirandello Remo Girone ci darà un brano molto bello del colloquio con la madre. Poi ci sarà anche il balletto del sud con La Giara di Casella, quel pezzo del 24, insomma una gran bella serata, vi assicuro. Durante le prove ieri sera ho visto, avremo proprio da stare bene insieme. Ecco, La Giara è un premio letterario rivolto ai giovani, perché questa iniziativa è rivolta ai giovani. Si può parlare, secondo lei, oggi di una nuova forma di letteratura? Ma sicuramente, noi l'abbiamo già visto l'anno scorso, gli scrittori hanno una forma moderna e diversa di scrittura e non trovano i veicoli per portare questi libri al grande pubblico. Ecco, la RAI, attraverso Rai Eri, ha voluto aprire queste porte ai ragazzi e creare questa speranza. Michele Guardì, perché appena c'è la possibilità lei crea un evento qui ad Agrigento? La risposta credo che ce l'abbiamo là, vede, alle mie spalle. Io ritengo che Agrigento sia, la sento come una vecchia zia bella, elegante, di quelle che ti richiamano affetto, che ha un bellissimo patrimonio di gioielli e che però tiene da una parte come se non fossero suoi, non li mostra e non se ne interessa, occupandosi soprattutto e prevalentemente di lamentarsi di avere i reumatismi, che si hanno, ahimè. Allora io, per quanto posso, cerco di lenire questi reumatismi con qualche pilloletta, ma soprattutto faccio in modo che la zia mostri questi gioielli che sono un patrimonio della famiglia, della quale noi spesso dimentichiamo di avere l'orgoglio di fare parte.